Bene amici di HDBlog, avete un Samsung Galaxy Note 4, lo volete comprare ma non avete mai usato il pennino. Ecco, perfetto, fa per voi il Samsung Galaxy A7. Segue dopo A3 e A5 gli stessi schemi stilistici e lo stesso ottimo funzionamento, veramente un gran prodotto. E eh sì, eccolo il Samsung Galaxy A7, purtroppo non ho la confezione di vendita e abbiamo in prova la versione dual SIM, quindi con una slit dedicata alla prima nano SIM e la seconda slit dove si può mettere o la seconda nano SIM oppure una scheda SD. Io ho inserito una SD da 64 GB. Qua c'è l'accensione spegnimento blocco sopra il secondo microfono dietro la camera da 13 megapixel con l'altoparlante sistema che è messo qua a creare un disegno simmetrico con il LED per il flash. Qua i pulsanti per il volume sotto primo microfono la USB e il jack per le cuffie. Riprende, come dicevo nella presentazione, i dettagli stilistici della serie A con una back cover in metallo verniciato, veramente piacevole sia al tatto: non è freddo, eh, ma si sente che è metallo. Molto belli i bordi con questa bisellatura laterale fantastica, una fresatura molto precisa su questa scocca verniciata in nero e davanti invece abbiamo la camera anteriore da 5 megapixel poi ovviamente la capsula auricolare, sensore di luminosità, prossimità i pulsanti 2 touch e 1 fisico, ormai standard per Samsung purtroppo manca il led delle notifiche 151, 76,2, 6,3 mm di spessore, 141 grammi nell'anteprima nell vi facevo un paragone con il Note 4 perché un po' lo cannibalizza per tutti quegli utenti che non usano le funzioni avanzate di Note 4, magari non fanno un utilizzo business, quindi non usano la penna. Consiglio assolutamente la 7 perché è più leggero, più sottile, più eh, maneggevole. E come prestazioni siamo lì anche come durata della batteria. Vedete, tra l'altro, molto più sottile. Le performance della camera sono leggermente inferiori però su questo A7 rispetto al Note 4 che è una grande fotocamera batteria 2600 mAh nessun problema nella giornata stress si è spento alle 22 senza utilizzare tra l'altro risparmi energetici che pur ci sono ci sono eh, doppi risparmi energetici se andiamo nella, eh, nella batteria di sistema abbiamo il classico risparmio energetico e quello avanzato che rende l'interfaccia a scala di grigi e stacca pa gran parte della connettività essendo un display ehm, super AMOLED 5,5 pollici Full HD e direi che sono più che sufficienti il, la risoluzione Full HD per, eh, per questo 5,5 pollici perché è veramente un gran bel display molto bello colori come su tutti i Samsung settabili su tre profili io ho il profilo meno hard per quanto riguarda Guarda la, la spinta dei colori, però devo dire che sono molto ben riprodotti. Guardate le sedie, ma anche eh, le cabine. Andiamo a vedere la griglia dei Pixel, che qua è eh, uno a uno, anche qua eh, praticamente, praticamente perfetta. Eh, devo dire che Samsung ha fatto un gran lavoro. Neri assolutamente eh, assoluti. Scusate il gioco di parole e una sensore di luminosità che funziona sempre molto bene tra l'altro vedete c'è il più meno 5 e l'automatismo che ovviamente è eliminabile tra l'altro sotto il sole ha una uh, gran luminosità ok l'uso con i guanti mm, parliamo del processore vi dicevo prima non è la versione mono sim con l'exynos ma la versione dual sim con lo snapdragon 605 sempre octa core mh, clock massimo 1,5 GHz, adreno 405 per quanto riguarda la gpu abbiamo 2 gb di ram 16 GB di memoria integrata che Può essere espansa come vi dicevo prima, qua il parco sensori torniamo indietro. Ed LTE 150 50, 3G e 2G. Il wifi BGN, hotspot, wifi direct, Miracast DLNA. E c'è anche il, eh, il mirror link per chi. Vuole collegare questo device a una vettura compatibile. Sono un po' dubbioso sul miro, però l'ho provato su qualche vettura e mai ha funzionato benissimo. Però, vabbè, tant'è, um, vi faccio vedere la possibilità di, di personalizzazione, andiamo velocemente su queste che sono le solite eh, funzionalità della touch Vedete possibilità del multischermo tenendo premuto la parte eh, il pulsante indietro. Ovviamente non qua dalle impostazioni, ma dalla home per attivare varie, varie funzioni in finestre diverse. Anche qua nulla di nuovo per quanto riguarda la, la touchwiz, andiamo a vedere le, scusate ho sbagliato, informazioni sul dispositivo, KitKat 444, la versione di Android, però sarà eh, sicuramente aggiornato all'ollipop. Se andiamo nello schermo, scusate non nel suono, vediamo che anche qua abbiamo la possibilità di modificare i temi con la possibilità di cambiare sfondi e icone, non ce ne sono tantissimi eh, per ora preinstallati. Uso con una mano presente, possibilità di eh, attivare il rimpicciolimento della schermata. Così, diciamo che è una funzionalità che in emergenza può tornare utile. Ma è un telefono che, pur essendo eh, da 5 pollici e mezzo, non scivola tanto. E soprattutto il fatto che ha questa ehm, fresatura fa sì che il grip non sia, non sia male, pur io non amando i padelloni. Se cioè, dovessi stare su questa dimensione di, ehm, di schermo, andrei sicuramente sul Note, ma perché io ne faccio un uso professionale. Ciò detto, andiamo a parlare di parte tra l'altro S Finder e eh, Parco Connessioni completo anche qua. Chiamiamo il 190, possibilità della videochiamata standard, oltre che quella eh, VoIP. Ovviamente presente su tutti ormai i cellulari con le varie applicazioni la sua chiamata non può essere inoltrata poiché è trascorso il periodo di validità nella sua carta ricaricabile allora ho messo un'altra sim vodafone perché la mia era su un altro telefono che ho in prova questo l'ho provato intensamente nei giorni scorsi quindi mi è scaduta questa sim, fantastico dovrò andare a vedere come riattivarla comunque, chiamate su viva voce sempre molto buone, qualità dell'audio ottima, soprattutto nella capsula ricorda, dall'altra parte ci hanno sentito sempre benissimo, unica cosa che a me non fa impazzire è la ricerca rapida della touchwiz che non è intelligente, soprattutto con. Questa eh, tastiera che, però, abbiamo visto con l'ollipop viene modificata anche nella, eh, nella touch. Parliamo di funzionamento generale. Possiamo eh, vedere Facebook come gira. Aspettiamo il caricamento, ok, ci siamo. Eh, gira gira bene, vedete abbastanza fluido. Qualche lag, qualche micro scatto c'è, ma voglio dire, la, fluidità, la fruibilità non è assolutamente messa a repentaglio. Eh, ed è il display che rende tutto più bello su questo su questo Samsung, perché è veramente un ottimo eh, display. Anche la scrittura nessun problema con la tastiera eh, standard di Google scaricato perché la tastiera Samsung. Io non riesco ultimamente a digerirla. Non so perché. È che ci sono i numeri in prima funzione, ma la correzione quando, quando si sbaglia è veramente secondo me scomoda e, e quindi preferisco tastiere. Stock di Google oppure eh, altre tastiere. Comunque eh, gira fluido. Mail, client Gmail: nessun problema, funziona bene. Apriamo una mail in, in HTML, zoom in, zoom out. Andiamo indietro, proviamo a cancellare qualche mail. Vedete, molto veloce e fluido a fare tutte queste operazioni. Parliamo di browser web: c'è cioè il browser classico internet. Uh, ok, si sta già prendendo il Corriere.it, vediamo se quando sarà caricato, ma mi sembra di, si di aver già messo la versione desktop prima di, uh, di fare questa prova, assurdo, veramente assurdo questo personaggio che per uccidersi ha ucciso 150 persone, guarda, mh, vabbè, mh, lasciamo perdere, io che prendo tanto gli aerei posso solo immaginarmi cosa sia successo su quel volo e davvero un, un pensiero va a loro, assolutamente. Andiamo a vedere invece come, come funzionano: incidente di Alonso, tutte le cose che non tornano. Va preso una bella scossa, non l'aveva presa? Chi lo sa? Noi intanto apriamo il, la notizia, però avete visto come eh, la pagina del Corriere giri comunque abbastanza bene. È una pagina pesantissima, a volte rimane un po' indietro, però devo dire nulla di che. Andiamo su hdmotori.it vediamo se riusciamo a scriverlo giusto, <ride> solitamente nelle ultime prove due su tre non sono riuscito a scriverlo giusto, direi di sì, qua um, aspettiamo il caricamento, wifi veloce, prende nella media direi, non è un, un cellulare che ha problemi di wifi ma neanche che prende in maniera um, superiore alla media, vedete anche qua direi navigazione web promossa. Torniamo indietro, parliamo di parte gaming, ovviamente il nostro caro Real Racing che ci segue in tutte le nostre prove, Aspettiamo un attimo, aspettiamo il caricamento. Eh, vi ho già parlato un po' dell'ergonomicità di questo, di questo device, quindi è un 5 pollici e mezzo che però si tiene in mano abbastanza bene, per essere un 5 pollici e mezzo, ovvio che l'uso alla mano è sempre un po' difficoltoso, soprattutto quando si è magari in bicicletta. Io che vado spesso in bicicletta eh, o che faccio cose al volo. Ripeto, i 5 pollici e mezzo non mi si addicono troppo, a meno che non mi diano dei plastico penna. E allora lì. Il discorso cambia, ok. Ci siamo. Magari abbasso un filo il volume. Tra l'altro, vedete fotocamera leggermente spor sporgente al posteriore, ma fa sì che l'altoparato sistema rimanga un pochino alzato. Quindi, anche quando lo appoggiamo su un tavolo, suona bene. Allora, vedete: dettagli al massimo. La Dreno 405 viene riconosciuta come ottima scheda grafica, però la fluidità. Vedete, non è proprio perfetta, ha qualche scatto, qualche micro lag, vedete anche qua, insomma, un frame rate che... Non è altissimo. Um, solo per quanto riguarda il game perché poi nell'utilizzo quotidiano questo A7 non mi ha mai dato problemi. Vedete possibilità classica della touchwiz, fondi, widget, impostazione home, cambio temi. C'è anche uh, flipboard qua nella prima scheda a sinistra che si può ovviamente disattivare per uh, avere sempre una panoramica sulle ultime novità. Per quanto riguarda la multividalità, entriamo nella fotocamera, chiamiamo Buzz. Sì, gli ho messo un SD nuovo e quindi mi chiede se la voglio. Eh, voglio salvare le foto su SD messa a fuoco abbastanza veloce. Le classiche modalità che si possono gestire e anche scaricare, come eh, ormai tutti i Samsung ci hanno imparato. Mh, ci hanno imparato, scusate, mamma mia, ci hanno insegnato. Uh, nel funzionamento, dimensione foto, 13 megapixel al massimo in 4 terzi, quindi sensore in 4 terzi e non in 16 noni video massimo in full hd, quindi non c'è il, il 4k io ho fatto tante foto con questo device perché me lo sono portato dietro per qualche, per qualche viaggio non si taglia niente, vedete il programma rubrica è stato arrestato in realtà non mi è mai successo in questi 4 giorni di uso veloce però vabbè, tant'è, si sa entriamo qua nella, nella galleria Proviamo a entrare nella fotocamera, però entriamo nelle foto che ho fatto i giorni scorsi, partiamo da questa macro, venuta, venuta bene, anche questa, questa è la classica via, che ho scattato in questi giorni, guardate anche questa con tanto contrasto sul grattacielo diamantone qui, eh, qui di Milano. Questa è una casa che sto ristrutturando in fase di ristrutturazione. qua Una foto al buio eh, venuta particolarmente bene. Magari se non guardate questa foto verso mezzogiorno, verso l'otto di sera è meglio, sennò vi verrà una incre incredibile acquolina. Tre giocattoli nuovi da provare, una fantastica colazione che ho fatto con. Eh, gli amici della pagina Facebook un fantastico viaggio che ho fatto nelle terre emiliane per, anzi reggiane, forse bo, ero a Modena per il parmigiano come si, um, come si fa il parmigiano reggiano è stato veramente molto interessante ho girato anche un video proprio in occasione di questa visita e uh, devo dire che sia le foto sia i video sono da sette e mezzo molto buoni c'è la radio FM uh, sentiamo come, come riproduce Michael Bublé Siamo al volume al massimo Vi ho volutamente tenuto il telefono sul tavolo per farvi sentire che se appoggiamo il telefono su una superficie magari non assorbente tipo non una tovaglia ma un tavolo riflettente come il mio addirittura viene amplificato il suono perché la fotocamera lo tiene sollevato fotocamera sporgente che può piacere o no a me fa un po' paura appoggiarlo così su un, uh, su un tavolo uh, rischiando il, um, il vetrino però devo dire che non ha il problema di tappare completamente la, la capsula auricolare ovviamente quando ascoltiamo Bublé alziamo abbassiamo possiamo modificare l'equalizzazione vedete Adesso stoppiamo, andiamo indietro. Parte video buona, riproduce praticamente, praticamente tutti i video. I 2K, eh, devo dire, no, questo 2560x1060 non viene riprodotto, vedete, si sente solo l'audio. Mentre tutti gli altri, anche il 1080p, si sì, è molto bene grazie all'ottimo eh, display. Soliti programmi Samsung, anche qua la, la possibilità di eh, disinstallare e disattivare praticamente tutte le applicazioni e andare a scaricare alcune applicazioni dal Samsung. Un app store quindi non ci sono tutte le applicazioni ehm, preinstallate non ce ne sono tantissime possibilità di modificare l'ordinamento insomma eh, ormai la touch la conosciamo a menadito eh, molto buono anche il calendario con visualizzazione mensile più tutte le cose che bisogna fare nella, nella giornata 499 euro, il prezzo di listino di questo A7 si trova online sui 415, ne fanno teoricamente un medio alto di gamma, è vero potrebbe costare meno, è vero ci sono telefoni con hardware sulla carta migliori a meno, ma è anche vero che questo A7 va molto molto bene e continua la tradizione dell'ottima serie A. Che Considero veramente eccezionale sotto tutti i punti di vista, e abbiamo anche tagli dedicati alle, alle varie mani oppure alle varie esigenze. Insomma, Samsung, in questo 2015 sta sfornando ottimi prodotti che possono accontentare ogni fascia di utenza. Perfetto per chi ama Note 4, ma non usa o non ha mai usato il pennino. Per HD Blog, Andrea Galeazzi.